Eccoci, 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 ben rientrati, ben ritornati in studio. Stiamo vedendo nei monitor alle nostre spalle questo corteo, che è quello chiaramente di Persiani, che vediamo in queste immagini, dei suoi sostenitori, che si sta muovendo da dove a dove. Ecco, cioè, è difficile comprenderlo da queste immagini. C'è Benedetta, che però non ci... Sente Benedetta Bianchi, che è nel corteo, a seguire il corteo. In mezzo ai ragazzi, siamo con il sindaco che nel frattempo sta raggiungendo Massa, stanno raggiungendo il comune e siamo anche accanto ad Andrea Cella. Cella, sei stato uno di quelli della Lega, di quelli del centrodestra che ha da sempre sostenuto Persiani. Sì, noi sapevamo che era la scelta giusta. E quindi ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo cuore, impegno, coraggio e soprattutto abbiamo affrontato le cose con impegno e col sorriso, come hanno detto i ragazzi del nostro gruppo. Ora c'è tanto da lavorare, abbiamo una grossa responsabilità, festeggiamo qualche ora stasera, ma da domani c'è da mettere le mani a un comune che è stato disastrato per anni e quindi ci avremo tanto da fare e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le persone oneste, capaci e responsabili di Massa. Quindi ora sì, concedeteci qualche ora di festa, però ora c'è da lavorare perché dobbiamo dare una risposta a tutti quelli che hanno creduto in Persiani, nella Lega, nel centrodestra e che ci hanno dato una così grande vittoria. Allora, noi nel frattempo li seguiamo, loro ovviamente stanno raggiungendo il comune, li seguiamo e vi faremo vedere l'arrivo poi del sindaco. Vi preannunciamo che comunque l'avrete già visto anche dal collegamento con Elisabetta, che comunque sotto il comune si sono già riunite moltissime persone, quindi che attendono l'arrivo del nuovo sindaco. Allora, sì, sì, chiarissimo, abbiamo riconosciuto via La Salle, abbiamo conosciuto, sì. Lo vediamo ancora in queste immagini di San Sebastiano, sì. Quindi comprendiamo con i carabinieri immediatamente dietro il corteo che si sta muovendo verso il comune. Che cosa c'è da aspettarsi? Intanto come i cittadini massesi accoglieranno l'arrivo nell'atrio del Palazzo Comunale del nuovo sindaco? Allora, intanto devo prendere atto di questi commenti molto pacati, molto costruttivi, no? Quindi naturalmente nel gioco delle parti, il comune è disastrato, quindi ora in alcune parti è disastrato, in altre un po' meno, però il commento sono comunque commenti costruttivi, pacati, quindi questi sono segnali importanti che si colgono dalle prime interviste che fanno i vostri angeli sulla strada qui, perché diventa veramente difficile fare queste dirette, siete bravissimi. E quindi si partirà intanto da questo piano regolatore che risulta essere ancora presso gli uffici. Ecco, bravo. Mi siederò, vediamo se... presso gli uffici comunali per essere, diciamo così, inviato alla regione. Queste sono le voci, ma non so se sono vere, se sono false, però insomma sembra che il plico non sia ancora partito per Firenze. Quindi questa sarà la prima questione con la quale dovrà confrontarsi la nuova... Che comunque si stava ragionando, no? Partito o non partito, il plico per Firenze, era chiaro che sarebbe stata comunque un'altra la giunta a presentarlo nel momento, certo, in cui fosse tornato in città. Sicuramente sarebbe stato diverso il consiglio che l'avrebbe dovuto, esatto, comunque anche in caso di vittoria del centro-sinistra, esatto, anche in caso di vittoria del centro-sinistra, sì. Comunque ci sarebbe stata una nuova assemblea eletta quindi da queste elezioni, che avrebbe potuto rimettere le mani sul piano regolatore, nel senso... Quali pensi che saranno le parti? Ma io intanto bisognerà vedere se ci saranno, no? Se qualcuno ci metterà, se la nuova amministrazione ci metterà le mani, perché comunque è lì, è un atto comunque importantissimo che è arrivato alla città dopo 40 anni, quindi metterci le mani vorrebbe comunque anche dire assumersi delle responsabilità in un caso o nell'altro. Comunque, se io fossi il nuovo sindaco, ci metterei le mani, nel senso che cercherei almeno di capire cos'è successo all'interno di questo piano regolatore, di questa nuova previsione del piano regolatore. E poi mi rivolgerei subito a quelle che sono le emergenze della nostra città,
in prima battuta il lavoro, anche se un'amministrazione comunale non è che possa generare nuovi posti di lavoro, però avere una forte attenzione nei confronti di questa problematica. Ecco, come si vede dalla diretta, la città sta rispondendo, nel senso che questa è una folla sotto al comune, mi sembra una folla pacifica, una folla composta, applausi, entusiasta, vediamo, della vittoria, e questo è un bellissimo segnale comunque, perché vuol dire che attorno a questo sindaco si è comunque mossa la partecipazione della città. Non a caso quasi 18.000 voti sono veramente un'indicazione forte, quindi grosse responsabilità, però anche se fossi nei suoi panni un grande orgoglio, quindi anche una grande forza per affrontare di petto quelli che sono i nodi irrisolti della nostra città, e bisogna dirlo in maniera completamente nuova, quindi senza nessun tipo di... Cioè, questa amministrazione ha solo futuro. Vi facciamo semplicemente sentire. Questi hanno solo il futuro davanti, quindi spero che possano costruire un futuro migliore. Francesco è un tipo da stadio. Da stadio. Vediamo Benedetta che intanto si fa largo, bravissima. Che si fa largo e non è facile, lo capiamo. Sentite, qui ci sono veramente cori da stadio, si è riunita tantissima gente, ci sono centinaia di persone sotto il comune. Sì, vediamo, eccolo, ora vediamo anche il sindaco che veramente viene abbracciato, cosa vedi? Ecco. Ragazzi, vedete, stanno cercando tutti quanti di raggiungere Francesco Persiani, stringergli la mano. Il tifo è evidentemente da stadio perché poi dopo il risultato possiamo dire tutto, ma chiaramente non era questo lo scarto dei voti col quale, diciamo, pensando alla vittoria di uno qualunque dei due, focalizzavano le previsioni. Intanto insomma, siamo ancora a 79-80, c'è questa sezione che evidentemente ha delle criticità perché non riescono a chiudere. Capita. Sentiamo dal lato del Palazzo Comunale. Io sto cercando di arrivare da Francesco Persiani, ma è veramente difficile. Roberto! È difficile poi non... diciamo anche che ora, non so se ci sente Benedetta, ma le difficoltà sono anche diventate insomma tipiche poi della nascita dei nuovi strumenti di comunicazione, no? Cioè in passato, 15 anni fa ma anche meno, vedere le telecamere, l'emittente televisiva nostra anche in quella stessa situazione, si sarebbe creato il varco immediatamente perché si capiva e arrivava la TV, no? Adesso siamo abituati alla sussistenza, giustamente, no, di altri network, di altri, penso alla diretta Facebook, di altri tipi di comunicazione, tale per cui la telecamera non fa evidentemente più lo stesso effetto, non più così d'impatto, a tal punto da poter per Benedetta raggiungere con facilità il nuovo sindaco. Cosa c'è? Un lancio di riso come per le spose? Cos'è? Champagne, sì. Sì. Io mi auguro che sia spumante italiano. No, e poi in questi momenti, Laura, comunque l'emozione è forte, quindi
di solito la televisione un attimo dopo, qui ora è in mezzo alla sua gente, in mezzo alle persone con cui ha condiviso questa campagna elettorale, questo progetto. Quindi la critica che gli veniva mossa era di essere poco consistente nell'individuazione delle azioni concrete, no? E quindi il cambiamento, ma quello che il candidato Volpi gli ha sempre rimproverato al nuovo sindaco era durante la campagna di io credo che lui non abbia sbagliato nulla a livello di comunicazione. È volutamente non entrato nei dettagli delle problematiche perché un sindaco uscente sicuramente è più a conoscenza. Io non credo della che macchina amministrativa. Non credo, no? Che Persiani in 60 giorni abbia potuto studiare tutti gli atti amministrativi, no? Che hanno storie lunghe di anni. Però possiamo dire sicuramente che un avvocato, no? Presidente delle Camere, della Camera Penale, sarà, diciamo, questo è un quid pluris che non è richiesto evidentemente al sindaco, ma sarà in grado di poter leggere un'ordinanza. Penso proprio di sì, nel senso che era una critica, secondo me, pretestuosa, nel senso che giustamente chi si candida a sostituire un sindaco parla di questioni, di principi, quindi secondo me non ha sbagliato nulla a livello comunicativo, quindi non credo che questa critica sia una critica fondata, ha fatto bene, non ha sbagliato niente. Allora, lo vediamo con la Polo, siamo stati abituati, almeno io di sicuro, a vederlo sempre con un abbigliamento. Sergio Menchini, benvenuto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, mi scuso per l'abbigliamento intanto. No, ma noi siamo ben contenti dell'abbigliamento perché come ero a casa benissimo di lei sa, non siamo agganciati a nessun tipo di formalità che non poi abbia una sua sostanza alle spalle, quindi va benissimo qualunque tipo di abbigliamento per noi. Prego, allora, questo risultato importante, ecco, 80 ce l'ha fatta anche l'ultima sezione, lo possiamo leggere proprio con i dati ufficiali, anche se insomma ormai è un po' che è stato proclamato sindaco, 56-62, 43-38. Beh, intanto credo che si debbano fare i complimenti e gli auguri di buon lavoro a Francesco Persiani e alla sua coalizione. Hanno vinto una battaglia difficile e quindi tanti, veramente tanti auguri e tanti complimenti. In secondo luogo, la seconda riflessione credo che debba essere indirizzata a chi ha perso e secondo me qua viene la responsabilità gravissima del Partito Democratico, del segretario comunale Perinelli, del segretario provinciale, di Giacomo Bugliani, della Martina Nardi e di tutti gli organi dirigenti. Io avevo detto a suo tempo che la città chiedeva un cambiamento. Si è preferito. Avrebbe detto con questo scarto? Beh, sì, facile adesso. No, rispondere, no. No, io l'ho detto mesi fa che la città voleva un cambiamento. Purtroppo noi, la nostra coalizione, non è riuscita a interpretare questo cambiamento in modo pieno, evidentemente, l'ha fatto la coalizione di centrodestra. Però ciò che secondo me il Partito Democratico e la coalizione che ha appoggiato il sindaco Volpi non si è resa conto di questo forte senso di cambiamento che chiedeva la città. Basti pensare, e si torna così indietro al famoso 8 aprile, no? Al gioco del riconoscimento del buon lavoro dell'amministrazione, una campagna e un'impostazione politica nel senso della continuità piuttosto che della discontinuità. Purtroppo non hanno capito che la città era stanca di un'amministrazione che sarà ricordata per le moltissime cose che non ha fatto e per le cose che ha fatto male, una città che era stanca del pastrocchio del regolamento urbanistico approvato di notte, una città che era stanca anche di vivere di queste pressioni di una classe dirigente vecchia arrocchiata su se stessa. È sufficiente vedere il nome dei consiglieri che entra nel Consiglio Comunale per il centro-sinistra per rendersi conto che si tratta di una coalizione che non ha avuto la forza, la capacità di rinnovarsi. Allora, noi abbiamo provato a interpretare.
vabbè, ovviamente Alessandro Volpi, Elena Mossi, Stefano Alberti, Stefano Alberti Carioli, ha fatto, Stefano Alberti Giovanni ricordo Giussi, che ha fatto il vice sindaco con Fabrizio Neri. Giovanni Giusti è, credo che siano nella giunta di programma del lontano 1986. Carioli è un giovane vecchio come Bugliani e Perinelli, perché questi sono giovani vecchi nell'anima, purtroppo. Che tipo di opposizione farete? Ma noi, come di tutta evidenza, e l'ho detto con chiarezza, abbiamo preso responsabilmente una posizione, cioè non ci siamo nascosti a dire, abbiamo detto con chiarezza, si deve votare per la discontinuità. Faremo un'opposizione costruttiva, crediamo e speriamo di poter trovare anche punti di confronto importanti con la coalizione che ha vinto le elezioni, su temi del Teatro Guglielmi che stanno molto a cuore a noi, la città, la pedonalizzazione maggiore della città, il tema del lavoro, il tema dell'RU che va completamente ripensato. Se la coalizione di centrodestra vorrà e saprà cogliere i molti elementi di novità che la nostra coalizione ha portato, di giovani vogliosi di fare, come dimostra il risultato elettorale anche delle nostre liste. Se questo saprà essere colto, io sono sicuro che potremo fare un'opposizione costruttiva e quindi trovare molti punti di incontro con questa coalizione. Allora, io l'ho avuta personalmente ospite qua, ne parliamo dopo il TG, è candidato a sindaco, ha fatto anche un cronoprogramma molto dettagliato. Allora, sarete col fiato sul collo di questa nuova giunta per cercare di così, insomma, fare in modo che su quei temi, la prego di ricordarli, ci sia l'attenzione primaria da qui a 12 mesi? Ma certo, noi avevamo detto che i temi importanti erano una politica espansiva e quindi la necessità di una immediata rivisitazione degli strumenti di pianificazione per attrarre gli investimenti, un immediato intervento sul Teatro Guglielmi e sul polo bibliotecario per la cultura, e poi, l'abbiamo detto anche negli incontri che abbiamo fatto, la nostra posizione è una posizione di ferma contrasto a ogni ampliamento del porto di Marina di Carrara, se non nel senso di un miglioramento della struttura, ma certo non dell'ampliamento, perché l'erosione è una mina che colpisce fortemente la nostra economia. Allora, vediamo che ci hanno messo la faccia, che hanno lavorato portando le idee del buon senso anche a massa. Dobbiamo dare la linea a Benedetta Bianchi. Allora, queste sono le immagini, lo diciamo, che ci arrivano dall'atrio del comune. Allora, Benedetta, prego. Ok, scusateci, prego. Siamo in diretta su Antenna 3. Quindi, insomma, un risultato importante, tra l'altro non soltanto massa. No, risultato storico, perché tra i capoluoghi di provincia e Pietrasanta, la grande differenza è stata questa, che dove il centrodestra ha governato, Pietrasanta, hanno riaffidato l'incarico al centrodestra. Dove governava la sinistra invece hanno detto di no, diamo un incarico nuovo a chi vuole cambiare questo paese, a chi si alza la mattina pensando agli italiani. Questa è la differenza di base tra noi e gli altri, noi ci alziamo la mattina e pensiamo agli italiani. Per cui è veramente un risultato straordinario, pronti sempre a lavorare per poi vincere il grande progetto che è Toscana 2020, cioè vincere in Toscana tra un anno e mezzo. Per cui siamo contentissimi, domani si pensa si farà festa e poi da martedì al lavoro. A chi contestava il nome di Francesco Persiani cosa dite? Ma ognuno può dire quello che vuole, poi alla fine secondo me, anzi non secondo me, la democrazia dice che i cittadini decidono, i cittadini hanno deciso, per cui ai cittadini piace la persona, un avvocato, una persona per bene che governa che governerà adesso una città importante, perché Massa è strategica, con problemi di lavoro, con tanti problemi, e cercherà giorno dopo giorno di risolvere questi problemi gestiti e amministrata fino adesso dalla sinistra. Il merito, diciamo, se vogliamo prendere un merito, è quello di, che mi posso un po' rivendicare, è quello di dire siamo andati tutti uniti, ecco lì ci ho messo il mio, perché un mese e mezzo fa quando abbiamo iniziato a fare le trattative sembrava che si andasse divisi, il merito mio è quello di aver unito tutti
con questo famoso patto della pizza fatto in pizzeria, che è durato un po' d'ore, però insomma alla fine è andata bene e sono estremamente contento. Grazie, ringraziamo Manuel Vescovi e per ora vi restituisco la linea. Nel frattempo continuiamo anche a farvi vedere le immagini di quello che sta accadendo sotto il comune. Allora Benedetta, chissà se ci senti. Allora, questa atmosfera che si respira lì nell'atrio del comune, sei giovanissima, ma insomma è un'atmosfera davvero nuova. Emanuele, aiutami tu, non so, andando indietro con la memoria viene in mente Neri, Pucci. Allora viene in mente quando nel 75 hanno vinto per la prima volta le sinistre, sono andate al governo della città. E sotto al comune c'era una partecipazione dei cittadini così intensa, così forte. A quel tempo cantavano Bandiera Rossa. E io avevo 14 anni, 13 anni. Poi un'altra grande partecipazione c'è stata quando ha vinto contro Neri, ha vinto Pucci contro Neri. Quindi che anno era? La città, il 2008. Quindi con proprio un corteo spontaneo nato in città, quindi c'era questa forza. Come ti dicevo prima, poi i cambiamenti si sono sempre giocati nel centro-sinistra. Questa volta il centro-sinistra non è stato capace di interpretare il cambiamento e ha perso. Quindi perde l'incapacità di una proposta politica vincente. Ora... Eccolo! Eccolo, c'è Emanuele, ecco. Scusami. Vai. Elisabetta, Laura, prego. Siamo qua con il sindaco di Mazza, Francesco Persiani. Allora, quindi, se possiamo subito così a caldo. Un commento. Allora, innanzitutto saluto gli ospiti che sono in studio, che ovviamente ringrazio anche il professor Menchini per il sostegno che ha voluto dare in questa fase del ballottaggio. Seconda cosa, ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto questo cambiamento, ma il cambiamento non sarà soltanto a favore di chi ha votato, ma a favore di tutti. Questo è una promessa, un impegno, e mi fa piacere che la città abbia saputo accogliere questa occasione di rinnovamento. E noi vogliamo lavorare, festeggiare e poi metterci subito al lavoro nell'interesse della città. Allora la prima cosa... Bene, avete domande, Elisabetta? La prima cosa a cui metterà mano... Certo, la prima cosa a cui metterà mano, mi chiedono. Dunque, innanzitutto di cose ne abbiamo tante. Abbiamo detto che la questione del regolamento urbanistico per noi aveva una priorità abbastanza importante, quindi cercheremo di attivarci in quella direzione. Poi c'è la questione del teatro, c'è la questione poi di Gaia, insomma ci sono tante questioni, c'è la questione della sicurezza, del decoro. Incominceremo a lavorare insieme ai cittadini, faremo il punto della situazione con quello che troveremo in amministrazione e quindi ci metteremo tutti insieme, formeremo innanzitutto una squadra di persone in gamba, efficienti, di donne e uomini, costituiremo il Consiglio Comunale, insomma abbiamo tante cose che ci aspettano nei prossimi giorni. E vorrei cogliere l'occasione anche per salutare tutta la stampa, a cominciare da Antenna 3, La Nazione, Il Tirreno, insomma tutti coloro che hanno seguito questa campagna elettorale e che hanno permesso a tutti i cittadini di trasmettere il nostro programma e il nostro messaggio. Allora grazie, non ci ringrazia mai nessuno, e qui noi ringraziamo il nuovo sindaco e chiaramente porgiamo i nostri complimenti. Elisabetta, sono anche i complimenti di Emanuele Bertocchi, del professor Menchini, se vuoi riferire dallo studio di Antenna 3. Non è una minaccia, però possiamo dire immediatamente al neo sindaco che lo aspettiamo ai 100 giorni dalla intervista dalla quale non si potrà evidentemente esimere. Ecco, cioè il saluto, bene, poi insomma lo lasciamo come giusto ai festeggiamenti, allora, anziché intervistarlo a caldo, poi quello evidentemente lo farà la redazione, vedremo poi appunto nei 100 giorni che cosa accadrà. Stiamo vedendo però nello studio, perché siamo in diretta e va bene così, prego, allora aggiungiamo una sedia.
che chiaramente ci porta a pensare che è in arrivo l'altro ospite. Non lo facciamo in diretta, non so se volete staccare rapidamente con un pochino di pubblicità. Vedo che sia Elisabetta Guenzi che Benedetta Bianchi non sono collegate e quindi possiamo mandare, intanto vediamo la moglie del nuovo sindaco di Massa, Francesco Persiani, in queste immagini. O rimaniamo su queste immagini, intanto aspettiamo il nostro ospite, a tra poco. MB Garden è l'emozione di vivere la natura, la progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci, un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Da Brico Center è già estate! Non avete ancora visto cosa c'è di nuovo in negozio? Venite con me! Per rinfrescare le tue giornate, scegli il ventilatore che vuoi! E se per rinfrescarti un ventilatore non bastasse, fai un bel tuffo in piscina! E per mantenere pulita la tua piscina, qui abbiamo tutti i prodotti! Ma da Brico Center potevano mancare i fiori? Eh no! Eccoli qui! Da Brico Center trovi tutto, anche di più. E per quello che non trovi, chiedi a noi. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Buonasera, bentornati, siamo in diretta. Stavamo cercando di comprendere quali fossero evidentemente non solo i due capoluoghi di provincia nei quali ha vinto il centrodestra, Siena, Pisa col 52,3, ma anche Pietrasanta, Sarzana. Nel frattempo arriva Francesco Mangiaracina, grazie Francesco, buonasera a te, grazie di essere qua a commentare non soltanto il risultato ma anche a intravedere che cosa succederà in città. Intanto Emanuele Bertocchi faceva notare come dai festeggiamenti e nell'atrio del Palazzo Comunale ci fosse una espressione, com'è che l'hai definita Emanuele? Di democrazia, bellissima certo. Democrazia. Francesco, voto aspettato, ma più che altro risultato aspettato. Voto sperato. Con questo scarto. Voto sperato e un voto di liberazione, no, della città e di liberazione anche della Toscana, perché poi la risposta
di tutta la cittadinanza toscana nei tre capoluoghi di provincia è stato fenomenale. Io ancora non stento a crederci, perché per me, insomma, osteggiato da anni e anni da questa sinistra, finalmente vedo non solo il mio comune liberato, ma anche la Toscana, grazie alla Lega, questa forte spinta di Matteo Salvini, di un grande e capace candidato sindaco che è Francesco Persiani, e siamo felici, non si può che commentare, insomma, con felicità, ma lo fanno anche le persone che non sono schierate a destra, perché un voto di liberazione, di cambiamento. Finalmente, dopo tanti anni, ci siamo scrollati di dosso questo peso, questa etichetta di città ferma a questa tradizione di sinistra, e finalmente, dire, insomma, siamo liberi. La speranza più grande, appunto, è che da ora in avanti, grazie a Francesco Persiani, si tornerà a pensare a mettere al primo posto gli italiani. E tutte quelle battaglie fatte da tutti noi in questi anni finalmente avranno un alleato in più, che è il sindaco Francesco Persiani, la Lega e gli altri partiti, insomma, della coalizione. Quanto pensi che abbia contato la situazione a livello nazionale? Quanto può aver contato l'arrivo di Salvini e le quasi 2000 persone che erano in Piazza Veneti, forse di più, insomma? A parer mio ha contato tantissimo, se poi ci mettiamo che Francesco Persiani si è dimostrato una persona capace, umile soprattutto, che ha subito vari attacchi, e quando ho iniziato a vedere che dalla sinistra arrivavano i soliti attacchi, quelli con fascismo, antifascismo, con cose che sempre meno interessano alle persone, ho capito che veramente c'erano più poche speranze per questa sinistra, e c'era la possibilità grandissima per Francesco Persiani, che è stato al suo posto, ha accettato e ha subito questi attacchi, però andando avanti con calma, incontrando la città. E il trend salviniano ha attirato veramente tanto, perché Salvini in questo momento, in questi primi giorni di governo, ha ridato speranza a un intero popolo, al popolo italiano, e ha ridato speranza a un'intera regione, alla regione toscana e anche ai cittadini massesi. Posso dire una cosa? Ecco, infatti venivo da lei, professor Menchini, perché no, siamo abituati. Prego. Volevo aggiungere una cosa, prego, ricollegandomi a quello che diceva Francesco. Devo dire che in questa campagna elettorale, che è stata anche faticosa, ma tra noi candidati molto tranquilla, direi molto, molto serena, ma molto infastidito l'atteggiamento sui blog di aggressivo di alcuni esponenti di primo piano dell'amministrazione Volpi e della coalizione di centrosinistra, che hanno colpito per certi versi la persona di Francesco Persiani, addirittura offese alla figlia, cose assurde. E io mi sono sentito etichettato dall'ex assessore, possiamo dirlo, Giovanni Rutili, che si è sentito il diritto dovere di dare voti ai candidati sindaci, e ovviamente mi ha dato zero, mi ha definito come impresentabile. Ecco, io credo che una persona come Giovanni Rutili, prima di parlare di un uomo della mia età, della mia esperienza e credo la mia professionalità, no, dovrebbe riflettere di più, e questo secondo me è un segnale importante, perché quando tu dimostri questa arroganza, poi l'arroganza la paghi sempre. È la terra che manca sotto i piedi. Però l'arroganza è un brutto male. È quell'arroganza che aveva dimostrato l'amministrazione Neri nella parte finale, l'ha pagata poi nelle urne. E oggi è accaduto la stessa cosa. Cioè, questo atteggiamento arrogante, di incapacità di dialogo, di offesa costante a chi non la pensava legittimamente, credo, in modo diverso, poi i cittadini l'hanno avvertita e l'hanno pagata. Io credo che l'elemento importante di oggi è che una classe dirigente e una coalizione che ha governato questa città per molti anni finisce irreversibilmente, perché molti non entrano in consiglio comunale, finisce un sistema di potere che era ormai incrostato e piegato su se stesso, e credo che il centrosinistra dovrebbe da questa sconfitta trarre spunto e lezione, se augura loro buon viaggio, vuole ripartire. Emanuele, il messaggio: chi fa politica non deve mai parlare agli apparati, deve parlare alla città, e quindi quando si parla agli apparati si perde.
Io mi auguro, come dicevo prima, questa amministrazione ha solo futuro, quindi non si può parlare di storia, quindi questi nascono, sono una start-up del centrodestra e quindi possono parlare solo di futuro. Io mi auguro, ripeto, questi segnali di gioia composta, quindi questa festa democratica sotto al comune, questa è la vera risposta, no? Quindi che dà fiducia. Anche l'errore di impostare tutta la campagna elettorale, fascismo, antifascismo, quasi come se i 17.000 elettori che hanno votato questa sera Francesco Persiani non fossero saldamente ancorati al valore della Costituzione, cioè concetti vecchi, la gente non li capisce più, la gente vuole risposte e l'amministrazione uscente non ha dato risposte, questo è il vero punto. Poi non ci si può nascondere dietro gli slogan non servono a nulla. La gente senza casa, senza lavoro. Allora sì, Francesco Mangiaracino, il sociale è sempre stato. Ma sì, ma stiamo parlando di persone. Ma stiamo parlando di persone senza lavoro, senza casa, in grave crisi economica. Massa, l'abbiamo detto tante volte, la prima provincia del centro-nord per disoccupazione giovanile, la prima città in Toscana assieme a Livorno che soffre maggiormente di emergenza abitativa. Le risposte da dare erano altre, insomma, spingere su questo tipo di tematiche vecchie, passate, che non interessano più a nessuno, non hanno fatto altro che dare maggiore spinta a Francesco Persiani. Ecco, infatti l'appello è quello, insomma, di impegnarsi, di darsi da fare al più presto per risolvere queste tematiche e per rimettere, come dicevo prima, al primo posto finalmente gli italiani in difficoltà, gli italiani in emergenza abitativa, in difficoltà economica della nostra città. E anche tra il primo e il secondo turno non è stato colto un passaggio importante, che le forze del cambiamento avevano riportato circa il 70%. Perché noi il 13,5, il Grillini il 15,5 e il Francesco Persiani il 27,28. E questo è un messaggio che non è stato colto. Era stato detto proprio in questi studi la sera in cui si commentava l'elezione del 10 giugno. Elisabetta Guenzi, ti vediamo. Vediamo se ti sentiamo, prego. Laura. Bene, siamo qua con Filippo Frugoli della Lega ed è il più giovane consigliere comunale, ha 19 anni, quasi 20. Quindi un commento accanto su queste votazioni, su questa vittoria e soprattutto sul ruolo che andrai a ricoprire. Beh, devo dire che abbiamo fatto la storia, dopo tanti anni finalmente il centrodestra è riuscito a spugnare massa e per me è un onore essere qui, soprattutto alla mia età, è una cosa che ho sempre voluto. Già alle medie le insegnanti dicevano che avrei fatto il politico da grande, perché ho sempre parlato di politica, però il mio sogno era, e per me è un grande onore, sono emozionatissimo, sono carichissimo, stanotte non dormirò sicuro, c'ho l'adrenalina a mille, però sono veramente contento, voglio rappresentare tutti i giovani, chi mi ha votato, partiti, altri partiti, tutti, ovviamente anche gli adulti, senza dimenticarmi nessuno, porterò la voce dei giovani in consiglio. E che dire, spero che la nostra giunta riesca a risistemare una situazione che è stata indignante nell'ultimo periodo e sono felicissimo, non trovo parole, sono contentissimo. Bene, allora un grande in bocca al lupo per questo nuovo ruolo e questa nuova avventura. Allora, torniamo in studio, stavamo guardando chiaramente la composizione del Consiglio Comunale, professor Menchini. Beh, stavo appunto vedendo la composizione del Consiglio e vedo appunto un grande rinnovamento nelle liste della Lega di Persiani, un rinnovamento generale, registravo invece il fatto che così non è nel centro-sinistra, mi sembra, e la cosa mi farebbe molto piacere, che il nostro movimento dovrebbe entrare in Consiglio con 3 consiglieri comunali. E questo per noi è una grande vittoria perché riusciremo a formare un gruppo di persone esperte come la Dina Dell'Ertole, di un entry come Andrea Barotti e il sottoscritto, ma entrambi, sia io che Andrea, con una professionalità alle spalle, un'esperienza che credo possiamo mettere al servizio della città e quindi credo che faremo una bella squadra pronta a stimolare la maggioranza su quei temi che con vero piacere ho notato lo stesso sindaco di Massa nuovo ha detto essere prioritari, quello che ho detto prima poc'anzi anch'io, regolamento, teatro Guglielmi, lavoro. C'è qualcosa che salvereste dal regolamento? Cioè, boh, non sappiamo perché non è
chiaro quale sia il contenuto, dicevate. Beh, in campagna. Quando poi credo che l'amministrazione nuova metterà mano a queste cose. Io quello che è certo è che il primo atto che farò è di chiedere al responsabile del procedimento, con un atto formale, di fare chiarezza su ciò che è accaduto in quelle notti, dove il mio convincimento, ma è più che un convincimento, è che neppure loro sappiano cosa hanno provato, perché tra una pizza e un bombolone, la stanchezza notturna, norme in contraddizione, credo che questo regolamento sarà un regolamento fatto a tavolino dai tecnici piuttosto che votato dal Consiglio Comunale. Quindi io dico sin quanto è importante per il nostro territorio? È fondamentale perché la pianificazione urbanistica è lo strumento che dà l'indirizzo della città, cosa si vuole fare della città e soprattutto dello sviluppo. Qui purtroppo io credo che questo regolamento urbanistico neppure che l'Asteso sappia cosa vuole fare della città. Qui c'è un anno, c'è più un anno a disposizione perché entro il 2019 sì. È necessario adottarlo. La scelta spetterà chi ha vinto, quindi responsabilità è di Francesco Persiani. Per quanto ci riguarda noi saremo disponibilissimi e pronti a un confronto costruttivo, portando anche la nostra esperienza, visto che abbiamo faticato molto nella passata, negli ultimi mesi della vecchia amministrazione, a cercare di dare un contributo. La Dina dell'Ertole ha dato un contributo importante in consiglio, spesso purtroppo senza successo, perché gli emendamenti e le proposte presentate sono state bocciate con arroganza, quell'arroganza che oggi viene punita, senza neppure la dignità di un confronto. Allora, molto importante perché porta con sé la visione politica dell'organizzazione della città, porta con sé il lavoro, lo sviluppo del turismo, le aree a vocazione economica, commerciale, artigianale e produttiva, diversa rispetto a quelle dell'edilizia, edilizia popolare, non popolare. Insomma, bisogna ripartire senza dote, bisogna ripartire senza la fisionomia della città. Devono finire dogmi. Cioè questa città ha vissuto troppi anni di dogmi, di idee preconcette, di una visione in cui era la politica a dettare i comportamenti all'economia. Io credo che, e spero che Francesco Persiani, ma nei dibattiti l'abbiamo sentito, mi pare fosse di questa opinione, e la sua coalizione sappiano invertire la rotta in questo senso. E essere fuori dal palazzo, ad ascoltare, creare... un dialogo ci sono 5 anni per questo regolamento urbanistico, si può fare tranquillamente. Insomma, ci sono 5 anni per anche ascoltare e arrivare a essere pronti alla scadenza di questo a rinnovarlo nel migliore dei modi. Io sono convinto che sì, certamente se l'amministrazione nuova avrà il coraggio di prendere il toro per le corna nel mandato che abbiamo di fronte, saprà dare alla città effettivamente, finalmente, uno strumento efficiente, sempre che vi sia ovviamente quella coesione politica che non è, spetta a loro trovare. Noi dall'opposizione potremo soltanto... Il tempo dei 5 anni è verosimilmente sufficiente, è assolutamente sufficiente per poter cambiare la fisionomia alla città secondo quelli che sono quelle che sono state le critiche. Se uno aspetta gli ultimi 4 mesi per approvare gli strumenti, è chiaro che non bastano, ma se uno si mette a lavorare da martedì mattina... Non c'è che andare da Natale a Capodanno magari. Da martedì mattina si mette a lavorare, 5 anni sono veramente... La sfida più grande è appunto questa, no? Investire, iniziare subito a lavorare sin da martedì, da mercoledì per questa nuova amministrazione, per essere pronti a scadenza di questo ad apportare quelle modifiche significative e importanti per poi continuare a migliorare, iniziare a migliorare... A migliorare la città, insomma, sarà una giunta. Ora non conosciamo ancora i nomi degli assessori e quant'altro, però insomma. Giusto sarà... o no? Cioè, sareste stati più trasparenti come, no, candidati a sindaco? Prima chiedo a Francesco Mangiaracina nella presentazione della squadra. Oppure una buona tattica, voglio dire, vedere, aspettare il risultato finale, magari anche soltanto per scaramanzia. Certo, no, ma sicuramente avrà Francesco Persiani. Ma le idee ce le avrà. Francesco Persiani non è una persona nuova alla politica, ma è una persona capace e che avrà già pensato bene, avrà fatto i suoi calcoli. Sicuramente. Ed è giusto, non vedo perché bisogna per forza annunciare prima le cose, insomma.
ci sono diversi modi di ragionare e sicuramente comporrà una squadra importante, una squadra capace, fatta di professionisti e non, che saranno pronti, insomma, ad apportare tutte le modifiche e a portare avanti un lavoro utile e importante per il miglioramento di questa città. Professor Manchini, l'avrebbe, cioè, la condivide questa... Ma credo che, che Francesco avrà già fatto le sue riflessioni, le farà nei prossimi giorni. No, la scelta di non dichiararle pubblicamente prima. Molti lo fanno, no? Molti l'hanno fatto, abbiamo visto la vicina Pietrasanta, no? Con accanto il sindaco uscente, adesso senatore Mallegni, che diceva: ecco, noi siamo trasparenti, la squadra è questa qua. Credo che fosse più semplice per loro, avendo già un'amministrazione uscente, e quindi capisco anche le difficoltà, e credo anche che Francesco Verziani avrà ovviamente qualche difficoltà comprensibilissima per far quadrare una coalizione che certamente è coesa, come ha dimostrato elettoralmente, ma certamente auguro soltanto lui buon lavoro. È un problema suo. Scegliereste la squadra tra i consiglieri? Lui? Non lo lei? So. Io cosa avrei fatto? Io semplicemente, se avessi vinto, avrei cercato di fare un mixage, individuando qualche persona d'esperienza tra i consiglieri, soprattutto su temi fondamentali come la macchina comunale. Credo che lì sia un ginepraio non facile da risolvere, e lì forse io avrei utilizzato una persona esperta. Mentre su altri temi e su altri aspetti avrei cercato di pescare all'esterno del Consiglio Comunale, individuando se possibile professionalità elevate. Quanto è importante, Emanuele, avere all'interno della squadra di governo di una città addetti ai lavori? Allora, io, come ho detto prima, se dovessi diventare sindaco non prenderei mai un eletto. Primo, perché lo prevede la legge. Cioè, questa legge era nata perché gli assessori erano legati alla clientela, e per sganciare il consenso dalla clientela si è impedito che un consigliere comunale potesse fare l'assessore. Quindi uno che piglia voti per stare nel Parlamento della città, secondo me deve stare nel Parlamento della città. Possono esserci delle eccezioni per delle particolari professionalità, ma come principio politico, secondo me, io affermerei questo. Così come il presidente del consiglio comunale io lo darei alla minoranza, perché questa sarebbe veramente la svolta storica. E certo, quindi, e come l'avrei dato alla minoranza quando minoranza era centrodestra, mi spiego, quindi io avrei lavorato così. Però, come dicono loro e come ho detto fin dall'inizio, credo che Francesco Verziani abbia la capacità, diciamo così, sappia ponderare l'equilibrio per mettere in piedi una squadra che lo aiuterà a vincere, perché dicevo, massa si governa con le squadre, chi non fa squadra perde, cioè sono le squadre oggi che vincono, non solo nelle istituzioni, nelle aziende, cioè negli studi professionali, cioè qualsiasi siano, diciamo così, i cimenti umani, vincono sempre le squadre. Sarà in rosa, avrà una componente rosa secondo voi molto spiccata? Ma la moglie di Francesca è gelosa, non vorrei che esagerasse. Chi lo sa. Va bene, andiamo in pubblicità, intanto vediamo dove si trovano a telecamere spente Elisabetta Guenzi e Benedetta Bianchi, così facciamo il punto della situazione anche con loro, che si stanno muovendo in città, e chissà che in studio non arrivi il nuovo sindaco di massa. Tra pochissimo.